tutte le mamme UPIM, io sono Olga di bigodino.it e oggi voglio parlarvi di alcuni consigli per le preparazioni natalizie di mamma e Natale. E in particolare voglio parlarvi del simbolo del Natale per eccellenza che è l'albero. Vi propongo una soluzione alternativa che sono questi piccoli alberelli mignon da mettere un po' qua e là. Io ho preso un vaso naturalmente per inserire l'alberello e poi ho pensato a una soluzione che sono queste ghirlande fatte di caramelle gommose. Ho scelto i coccodrilli che sono i preferiti dei miei bimbi, le liquirizie colorate che danno un effetto davvero divertente e poi le classiche caramelle gommose. E adesso vi faccio vedere proprio come realizzare le nostre ghirlande di caramelle. Ho già realizzato praticamente l'intera ghirlanda, vi faccio vedere la fase finale. Quindi prendiamo la nostra caramella, infiliamo lo spago all'interno, poi cerchiamo di porre attenzione magari alla distanza, facciamo il nostro nodo, questa è la nostra ghirlanda pronta e andiamo a posizionarla sull'alberello. Posizioniamo bene le nostre caramelle gommose e il risultato, ecco ve lo mostro, è davvero carino ed unico. Ultimo consiglio, care mamme, se i vostri bimbi sono come i miei, sicuramente mangeranno tutte le caramelle prima del giorno di Natale, quindi fatene in abbondanza.